che è vicino a casa mia e io e le mie cuginette ci andiamo sempre. Ho fatto un albero di primavera perché c'è un albero vicino alla mia casa, perché ce l'ho in casa in Tunisia. C'è un albero di primavera poi disegnato. No, questi sono i miei amici. Qui lo rappresento tutta la notte con stelle e luna che si fanno compagnia. Anche quello è un luogo immaginario. È una città molto affollata, che ci sono due case volanti, sono un paio di case volanti e ci sono anche delle case strane con tanti colori. C'è un bambino che sta di fuori che va a chiamare un suo amico per giocare. Allora, volevo rappresentare tutti i miei luoghi del cuore. Infatti ho rappresentato le mura di Serra, casa mia, il Monte San Vicino, un fiume e una casa sul fiume. Poi da un dirupo in alto ci sono io con il mio gatto che senza paura mi sporgo perché so che tanto è un mondo immaginario, quindi anche se cadessi mi spunterebbero le ali e potrei volare. Riprende tutti i miei amici che stanno tutti insieme, è un parchetto con le nuvole che mettono via in una bottiglia di vetro dentro un secchio, però non per terra. Ho scelto un paesaggio nascosto perché sono un amante dei paesaggi nascosti e anche perché mi piacciono molto i boschi. Io ho fatto una collinetta, c'è un albero rosa dove scendono tutti i petali, io sono sotto l'albero che leggo il libro come se facesse compagnia. Sulla collina c'è una casa arcobaleno e in mezzo un gatto. L'ho fatto perché significa la pace e la serenità. Se no è tutto immaginario. Questo è un paesaggio che è sia vicino a casa mia che vicino a casa di mia nonna. Ho fatto questo disegno perché è da 2 o 3 anni che voglio cioè che ho questo obiettivo di far capire alle persone che l'ambiente è importante, anche perché noi bambini dopo lo prenderemo in mano e quindi sarà anche il nostro tipo un nostro compito rimetterlo a nuovo. È il mio paesaggio del cuore perché a volte ci andavo anche con un mio familiare che ormai non c'è più e quindi quando ci vado chiudo gli occhi e me lo immagino sempre e quindi per questo anche per sentimenti familiari. È un luogo immaginario dove ci sono due querci fiorite e un fiume che ci passa in mezzo. Io mi immagino che ogni volta che vado qua c'è sempre il sole e quando sono un po' giù di morale, se vado in questo posto mi tira sempre su perché mi stendo qui a leggere, mi stendo sotto una quercia a leggere un libro. Il luogo è tipo una moschea del Marocco perché mi ricordo tanto il posto in cui io tipo ci ho passato più tempo perché insomma è il mio paese, cioè anche se io sono nata in Italia è il mio paese, il Marocco. Ci ho fatto anche il riflesso nell'acqua del sole e ci ho messo il mare perché c'è nella foto che io ho fatto, ho scattato una volta quando c'era anche il mare e a volte c'era il riflesso. Ho scelto un tramonto perché mi piacciono molto questi paesaggi. Ho scelto questo paesaggio perché mi piace fare i tramonti, soprattutto quelli con un po' di rosa e di viola e delle cose, cioè delle colline dietro.
È un luogo immaginario che ho sognato vicino casa. Un cielo stellato perché volevo rappresentare la luce della notte, perché se non ci fossero le stelle la notte sarebbe buia. Poi una collina di cinzane blu, perché senza la natura secondo me io non potrei vivere, perché potrei buttarmi in mezzo in una notte serena d'estate, mi ci butterei in mezzo e ci dormirei, perché il blu è il colore che mi dà più tranquillità, mi dà serenità, e penso sempre al blu e faccio sogni blu, sempre blu, sogno le bolle, il cielo di notte, tutto blu. Allora, io ho disegnato un albero nel giardino di casa mia, con dietro due colline, e nelle colline c'è un paesino. Poi con una strada che va da una collina all'altra, e poi accanto all'albero ci sono due bambini che giocano a calcio con la mascherina, e c'è anche il gatto accanto, e anche un bambino che sta scalando l'albero. Anche accanto un campo coltivato. Przyszła gąska do kaczuszki, obgadały krzemuszki. Dały kacze piórka. Przyszła kaczka do perliczki, obgadały dziób.